Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, per gli amanti di Game of Thrones, guardate cosa vi porto sul canale, è Daenerys con Drogon, il drago preferito da Daenerys. Questa è la versione di Drogon della Mega Constructs, praticamente un marchio della Mega Block, che poi è della Mattel, quindi questi mattoncini simili alla Lego, però a differenza di Lego hanno licenze su altri marchi, nel senso che hanno la licenza di Game of Thrones, hanno la licenza del film di Alien, hanno la licenza di Halo, di Call of Duty, di un sacco di diciamo videogiochi o serie TV o cartoni animati, anche dei Pokémon, quindi hanno all'interno del loro catalogo tantissime costruzioni, però di cose veramente fighe. E in questo caso ragazzi, essendo Game of Thrones la mia serie TV preferita e sicuramente di tanti di voi, come non poter avere la regina di casa Targaryen, Daenerys, e il suo drago preferito, Drogon. La cosa bella ragazzi di questa scatola è che all'interno abbiamo ovviamente il drago con Daenerys, ma soprattutto ragazzi, guardate la misura, l'apertura alare quando teniamo le ali spalancate, arriviamo a 89,2 cm. Cioè ragazzi, è una sventola così, più o meno. Aspettate che prendo il metro. Per intenderci, l'apertura alare è così, pazzesco. Quindi ragazzi, ovviamente vi lascio il link di Amazon in descrizione, perché questo prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi vi lascio il link nel caso lo vogliate acquistare, perché secondo me merita tantissimo. Poi si può avere anche, sempre su Amazon vi lascio il link anche di questo, che prossimamente ho intenzione di prendere, una versione miniaturizzata della barriera, adesso non so se la vedete qua nell'inquadratura, se si vede bene, dove c'è Jon Snow, il re della notte e un non morto, quindi questi tre personaggi all'interno di questa mini barriera, ovviamente una scatola molto più ridotta di questa, e costa circa, mi sembra, intorno ai 23-24 euro, mentre la versione di Drogon è intorno ai 60 euro. Quindi ragazzi, adesso apriamo velocemente la scatola per vedere cosa c'è all'interno. Vi dico che i pezzi sono 735 pezzi, quindi non è neanche una cosa esagerata se lo paragoniamo tipo a questo, che non mi ricordo, ma era una cifra spropositata di pezzi. Qua sono molti meno, ma il risultato secondo me è anche più figo di quello, forse perché io amo un po' di più Game of Thrones rispetto a Star Wars, però diciamo che tanta roba entrambi, dai. Apriamo velocemente la confezione, vediamo se riesco a trovare dove si apre. Qua ci vuole un taglierino, recupero un taglierino che non ce l'ho a portata di mano, quindi andiamo ad aprire la confezione. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Vabbè, allora, un sacchetto, due sacchetti. Oh, le ali, guardate le ali, perché le ali sono fatte tipo di una plastica stoffa, quindi veramente fighissime quando sono aperte, perché comunque sono morbide, e lo rendono veramente realistico. Pezzi, 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 e qua pezzi, pezzi, e qua cosa abbiamo invece? Il manuale di istruzioni, quindi mettiamo qua la scatola, che secondo me è bellissima già solo la scatola, e qua abbiamo il manuale di istruzioni con all'interno tutto. Le istruzioni dettagliate, perché comunque questa marca è un po' in stile Lego, nel senso non fa gli stessi prodotti, è un marchio che esiste da un sacco di anni, la Mega Block, che però, come dicevo prima, ha licenze di film, serie TV, cartoni animati, videogiochi, quindi ha cose uniche che la Lego non ha, però comunque prodotti di qualità. Infatti anche le istruzioni sono fatte molto bene, in stile Lego, per intenderci, anche i sacchetti numerati, non come questo R2D2 versione cinese, che aveva i sacchetti che non erano nemmeno numerati, i pezzi erano un po' mescolati nei vari sacchetti, cioè montare questo R2D2 è stato veramente complicato, oltre per il numero di pezzi veramente esagerato, ma soprattutto perché non avendo neanche i sacchetti numerati né niente, è stato veramente molto più complicato che montare una stessa confezione della Lego. Però ovviamente quello costa probabilmente un decimo di quello che costa quello della Lego, e ci stava tutto. Qua invece abbiamo comunque invece un marchio serio, un marchio
marchio vero, non un marco tarocco. Quindi adesso ragazzi ci mettiamo all'opera, costruiamo il drago preferito della regina Daenerys di casa Targaryen, cioè Drogon. Ok ragazzi, Drogon è finito, è qua con me in tutto il suo splendore e sopra ovviamente c'è la regina Daenerys di casa Targaryen, ma la cosa che voglio subito fare è andare a misurare se veramente, come c'era scritto sulla confezione, l'apertura alare nei due punti, diciamo nei due estremi, è di 89,2 cm. Quindi andiamo subito a misurare, andiamo a impostare il metro a 89 cm. E misuriamo. Ragazzi, sono 89 centimetri esatti, quindi è impressionante, lo so, l'apertura alare di questa versione Drogon della Mega Construx. Sono 735 pezzi e devo dire che è fatto veramente bene. La bocca si può aprire e chiudere, il collo è completamente snodabile in varie parti, abbiamo anche tutte le articolazioni delle gambe, delle ginocchia, addirittura le dita si muovono, quindi possiamo veramente metterlo nella posizione che vogliamo. La coda, anche questa, completamente snodabile, sono 1, 2, 3, 4, 5 parti che si snodano uno dall'altro, ma la parte più bella ovviamente sono le ali, perché hanno sia lo snodo qua, un altro snodo qua e soprattutto si possono arricciare e chiudere come faceva veramente Drogon, come fanno tutti i draghi quando li vediamo nei film. Quindi possiamo andare a chiudere, vedete, le ali e andarle a mettere verso l'alto e vedete come Drogon si è ridimensionato nel suo ingombro. Quindi ragazzi, la cosa bella è che lo possiamo mettere nella posizione che vogliamo, perché veramente le articolazioni sono fatte bene ed è tutto veramente molto curato. Anche qua sotto vedete come è tutto molto dettagliato per riprodurre la sua pelle super corazzata. Quindi ragazzi, che dire, veramente veramente spettacolare, vedete come tutto si apre, tutto si muove, fatto davvero davvero bene. Per gli amanti di Game of Thrones, un regalo da fare a Natale, secondo me bellissimo, che comunque ve la cavate con circa 60-63 euro, poi dipende da Amazon che prezzo ha in quel giorno, però il prezzo più o meno è quello. Vi lascio il link in descrizione nel caso volete dargli un'occhiata, e secondo me da regalare a qualcuno che ama Game of Thrones, un regalo che a Natale secondo me ci sta benissimo e viene sicuramente apprezzato, anche perché poco impegnativo montarlo, credo che lo si monti più o meno, io l'ho montato circa in con la collaborazione di mia figlia, avete visto nel video che mi ha assistito per quasi tutto il montaggio, diciamo che ci avrò messo un 3 orette più o meno, quindi non è così impegnativo per cui uno deve stare impegnato giorni e giorni tipo questo, ma qua è rapido e il risultato finale è veramente ottimo, perché davvero quando lo si apre è pazzesco, cioè guardate, è immenso, sono 89 centimetri. Dovrei trovare il modo di attaccarlo qua, secondo me che potrebbe stare bene, no? Che ne dite? Lasciatemi nei commenti cosa ne pensate, sia del prodotto che se lo riesco a attaccare qua, che svolazza qua sopra, cosa ne pensate voi, datemi qualche consiglio. Quindi se a Natale volete fare un regalo a qualcuno a cui piace Game of Thrones, con questo fate sicuramente un successone e la spesa non è comunque folle, come regalo di Natale 60 euro può starci. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato Drogon della Mega Construx con Daenerys di casa Targaryen vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao.